Oggi, cari MTIers, voglio parlarvi di bullismo e di come cambia le persone. Un video richiestomi da tempo dopo accenni in alcune live passate. Quindi vediamo se riuscirò a riordinare le idee. Partiamo! Prima di tutto, perché ho deciso di parlarne ora e con voi? Perché penso che a differenza degli anni 80 o 90, dove alcune cose erano ritenute quasi alla stregua di goliardia, ora sia una cosa molto più sentita su cui i giovani dovrebbero essere formati su come affrontarla, comunicarla e metabolizzarla per evitarne il proliferare. Io ne parlo a titolo personale, senza alcuna valenza psicologica, per far capire come queste cose mi abbiano cambiato profondamente e probabilmente non sempre in meglio. Un attimo per farvi capire quello che intendo io per bullismo, la cui esatta definizione Treccani è atteggiamento di sopraffazione sui più deboli con riferimento a violenze fisiche e psicologiche attuate specialmente in ambienti scolastici o giovanili, a cui però voglio aggiungere altre categorie, quella del mobbing che è l'evoluzione del bullismo ma in ambito lavorativo, il cyberbullismo e quella di genere che sia razziale, religiosa o sessuale. Lo specifico perché tutte queste rientrano per me nella categoria bullismo, poiché vanno a ferire e ghettizzare sia fisicamente che mentalmente l'individuo che lo subisce. Io nella mia esperienza personale ho subito sia quello scolastico che quello lavorativo che quello cibernetico, oltre che quello razziale per il colore della mia pelle. Su quest'ultima liberi di non crederci, ma in fondo a questo video vedo di spiegarne alcune vicende personali e mi piacerebbe anche fare una live con Casolino quando riusciremo a incrociare i flussi con calma per raffrontare la situazione italiana con quella giapponese, dove a mio avviso è pure peggio. Io fin da piccolo sono sempre stata una persona semplice, diretta, vogliosa di conoscere e capire sia i fatti che le persone, ma anche una che pensa fuori dagli schemi. Tutto questo unito ad un buon egocentrismo, voglia di primeggiare e una parlantina sciolta, cosa mai poteva attirare su di me? Tutto questo cosa? Ditemelo voi di tutto. Il subire il bullismo dalle elementari quindi mi ha, diciamo, formato, chiudendomi in me stesso, non fidandomi più del prossimo, diventando sempre più selettivo con le persone e ancora più competitivo. In poche parole, il classico nerd descritto nella TV di quegli anni. Ma oltre a quello mi ha tolto la fiducia in me stesso, nei miei risultati, nelle mie capacità reali, distorcendo per sempre, e sottolineo questo per sempre, la percezione che ho sia di me stesso che del prossimo, oltre che lasciandomi quest'aura di depressione latente e ansia che talvolta mi accompagna. Se volete una descrizione più fantasy è quella dei demoni interiori con cui ci si va a comparare gli eventi della vita. Qualcuno ti fa un complimento, ti sta prendendo in giro, fidati, quella bella ragazza ti guarda, starà pensando come sono brutto o vestito male, quello si comporta da amico, sicuramente vorrà un favore. Ovviamente ora non è più così estremo, anzi, lavorando su di me è tutto molto più tranquillo, ma le vocine ci sono ancora e ogni tanto ci provano. Da adolescente però non riuscivo a filtrarle e il malessere era evidente anche dal punto di vista fisico. Io posso dire di essere diventato adulto e di essere riuscito a porre un freno alla cosa, tanto che in molti si stupiscono del fatto che riesca a lavorare con un ex bullo e nessuno lo noti, o che riesca ad essere estroverso e gioviale anche quando mi fanno battute che comunque vanno a risvegliare quel passato. Ebbene, vi svelo un segreto, è tutto merito di una dura battaglia interiore, che probabilmente non finirà mai, di fortuna e di ambienti sani in cui potersi ristrutturare. Sull'adolescenza e quella sensazione di baratro da cui non si può uscire, voglio aprire una parentesi. In quegli anni è normale, e soprattutto perché non si ha esperienza, sentirsi abbandonati dal mondo e senza alcuna speranza. Io ho visto quel baratro molto da vicino e ho deciso che non potevo stare lì. Dovevo trovare una via e anche farmi aiutare.
ho avuto fortuna perché sono andato in parrocchia a seguire i bambini sotto la guida di giovani adulti. Questo darmi fiducia, insegnarmi, guidarmi, non farmi sentire più un emarginato, essere responsabilizzato verso i più piccoli e conoscere altre belle persone mi ha dato quell'appoggio che mi serviva e che non avevo in altri ambienti. Sia chiaro, non è solo l'ambiente parrocchiale che si trova questo, ma è fondamentale trovare un ambiente sano e bilanciato, perché quelli legati alla malavita in queste condizioni sono spesso dietro l'angolo. Ora che avete empatizzato con me, sappiate che anche io sono stato un bullo. Sì, e lo sono stato involontariamente, senza rendermi conto della situazione emotiva dell'altro prima che me la rendesse palese. Voi non potete immaginare il male che possa fare rendersi conto di aver fatto del bullismo ad una persona quando lo si è subito in prima persona. Mi ha fatto letteralmente raggelare il sangue. Lo dico davvero e a poco valgono le mie scuse in quei momenti. Un lato positivo è che da quello ho capito un'altra grande verità a cui non si dà spesso peso. Se una cosa non offende o crea problemi a me, non è detto che non li crei ad un altro, e non ci si può permettere di giudicare una persona malamente solo perché ti dice che quel tuo atteggiamento gli provoca problemi. Voi non siete lui, non avete vissuto il suo passato e non vi chiede di smetterla. È vostro dovere tentare di capire e mediare la situazione ove è possibile. A volte mi metto lì e penso a come sarei potuto essere se non fossi stato bullizzato in passato e per tutta una fase della mia vita. Sì, lo so che il fatto che riesca a pensare vi stupisce, ma ogni tanto, sotto gli spasmi indotti da una cotoletta alla bolognese, questo avviene. Ebbene, la risposta è che non lo sarei io, non sarei quello che sono e vedete ora, non sarei quello che ha sempre e comunque lottato per rialzarsi e continuare a portare avanti le proprie idee e ad essere quello che si sente di essere come essere umano. Sinceramente non vorrei vedermi in altro modo, quelle cicatrici sono anche loro parte di me. Con questo non voglio dire che sono perfetto o che non cambierei nulla, anzi ne ho di cose da migliorare, ma fa tutto parte di questa lotta della continua crescita personale che non si arresta mai nella vita. Però sì, certo, mi sarebbe piaciuto fare meno fatica, sprecare meno energie solo per rimanere in carreggiata e potermi quindi concentrare meglio sugli obiettivi che ritenevo e ritengo più opportuno. Ma è andata così e c'è poco da recriminare. Un altro punto di cui voglio parlarvi è la mia situazione attuale, dopo appunto un passato di bullizzato e il percorso che ho intrapreso per superare quei traumi. Ho amici, alcuni molto stretti, altri solo quasi conoscenti, ma tutte persone con cui condivido passioni e divertimenti che mi aiutano a sopportare anche le giornate no della vita. Ho avuto diverse ragazze con cui sono stato molto bene, ma che i percorsi della vita hanno separato. La situazione mondiale attuale non ha proprio giovato a riguardo, facendomi lasciare troppo repentinamente il Giappone. Lavorativamente ho avuto diverse soddisfazioni e impieghi di responsabilità, come quello attuale o anche solo quello appunto in Giappone. In ultimo, anche gli hobby negli anni mi hanno dato tanto. Questo YouTube è fra quelli. Quindi, anche se siete nella situazione di non vedere una via d'uscita, degli strascichi dal bullismo, sappiate che non è così, quindi chiedete una mano e in bocca al lupo. Non so se questo video vi sia piaciuto, ma sappiate che farlo mi è costato molta fatica emotiva e mi ha risvegliato tanti ricordi del passato, di cui tra poco ascolterete qualche estratto. Spero anche che possa servire per creare più consapevolezza e una discussione più alla luce del sole, vista la problematica che solo ultimamente è stata recepita e ritenuta tale da buona parte della popolazione. Nel caso, ricordatevi di mettere un bel mi piace, di iscrivervi al canale e attivare la solita campanellina. Se poi voleste commentare, sentitevi liberi di esprimere un vostro giudizio, sia positivo che negativo, nei commenti, ma soprattutto di condividere questo video con quelle persone che ritenete interessate a questo argomento molto particolare e introverso, che, come dicevo, necessita di più confronto aperto.
Eccoci nell'area dedicata allo spoiler di alcuni atti di bullismo che ho subito nella mia vita. Giusto una carrellata veloce, ne tralascerò a decine di migliaia. Il primo è il colore della mia pelle, forse non sembra dalla colorazione ipersatura di questo video, ma io sono bianco, bianchissimo proprio. Quando prendo il sole divento giusto color aragosta bollita. Io da piccolo soprattutto venivo preso in giro per questo e ostracizzato dal gruppo. Immaginatevi cosa voglia dire essere derisi e messi da parte per un fattore genetico che non ti rende diverso da un altro essere umano. Tanto per capirci, una Fiat è pur sempre una Fiat, anche se di color beige anziché nero o no. Parlando di scuola, alle elementari avevo ancora la maestra unica e lei odiava noi maschi. Ci trattava male, ci picchiava e si curava poco della nostra formazione, mentre con le femmine era l'opposto e sebbene i genitori protestassero, all'epoca sembrava impossibile fare qualcosa. Ebbene sì, ho subito anche discriminazione sessuale dovuta al mio essere un maschio. A ripensarci, a meno di 10 anni di vita, avevo già subito discriminazioni che oggi avrebbero fatto scoppiare veri e propri casi nazionali. Sempre a scuola poi venivo picchiato da altri alunni perché ero mingherlino, dicevo quello che pensavo e mi mettevo in mezzo quando vedevo che altri subivano delle ingiustizie. Ovviamente non mancavano gli insulti e mi veniva danneggiata o rubata la roba. Tanto per dire alle superiori, per farvi un esempio, mi hanno aperto la calcolatrice scientifica e l'hanno incollata con l'ATAC solo perché si annoiavano e mi hanno poi successivamente letteralmente preso a secchiate d'acqua durante la festa di fine anno scolastico. Purtroppo da bambini o adolescenti le mezze misure spesso era difficile averle. Al lavoro nei primi anni venivo anche insultato dagli artigiani più anziani che mi urlavano contro il mio essere lento e rincoglionito. Poi, più avanti, in altri ambienti di lavoro dove non ero ritenuto adeguato, lentamente venivo messo a fare i lavori più umili, messo in difficoltà da colleghi e screditato alle spalle. Purtroppo l'ambiente di lavoro non è facile, soprattutto se ti inserisci in un ambiente datato con nuove idee di cambiamento. Fortunatamente tutte cose vecchie di almeno 10 o 15 anni, poiché nel lavoro dal punto di vista legislativo qualcosa si è mosso, ma dimostrare il mobbing è tutto un'altra storia. Ora non voglio andare ulteriormente nel dettaglio per non allungare ancora di più questo video. Vi ricordo solo il mi piace nella speranza che vi abbia destato interesse. Io mi rendo anche conto di non aver approfondito così tanto, ma magari una live futura, se questo video avrà un buon riscontro di interesse, darà più spazio anche a una discussione più ampia. Alla prossima MTIers, ciao!